perché è una pagina storica della storia della Sicilia. Si attua finalmente quello statuto approvato nel 1946 che non era stato mai approvato. Applichiamo il modello di democrazia più maturo tra le regioni italiane, laddove la potestà degli indirizzi sul territorio sono dati non da astratti organismi, ma dai sindaci che sono eletti dalla popolazione, dando un ruolo incredibile ai sindaci dei piccoli comuni che negli anni sono stati persino soffocati dalla politica delle province, che si troveranno fianco a fianco a operare con i sindaci dei comuni più grandi con lo stesso potere che hanno quegli altri. È un fatto di democrazia. Rendiamo certe le forze, il lavoro di tanti, di migliaia di persone, diamo loro una prospettiva e soprattutto togliamo funzioni ripetitive andando incontro ai cittadini che non possono chiedere autorizzazione al comune, alla provincia, alla regione. Ciò che fa il comune non fa la provincia, ciò che fa la provincia non fa la regione, per cui i liberi consorzi dei comuni approveranno definitivamente i piani regolatori senza per questo debba concorrere la regione, così velocizziamo finalmente questi piani regolatori. È un bellissimo giorno per l'autonomia siciliana, un'autonomia che dobbiamo pensare anche di potenziare attraverso l'applicazione degli articoli 36 e 37 dello statuto, attraverso una questione che dobbiamo fare con Roma chiara, dove ci debbono riconoscere questi articoli, e soprattutto una bellissima giornata perché segna un rapporto nuovo fra governo e Parlamento che, se diventa il metodo, consente a questa Sicilia di andare avanti e di portare avanti riforme importanti che aspettano i cittadini, a partire quella a favore dei disoccupati, delle attività produttive, della sburocratizzazione, che io considero essenziali per lo sviluppo della Sicilia. Presidente, è passata solo una settimana dal giorno in cui ha riferito in aula, in un momento difficilissimo per lei, per il governo, per l'Assemblea. Come mai in soli 7 giorni sembra essere completamente cambiato il contesto? Cos'è che non tutti i mali vengono per nuocere? Come può descrivere questo cambiamento repentino? No, tutti i mali vengono per nuocere, no, a volte invece dal male, quando poi emerge la verità, nasce il bene, come diceva San Paolo. Io credo invece che quel giorno abbia sancito un rapporto nuovo con il governo italiano, perché quel giorno un Parlamento sbigottito, che era stato anche offeso, perché non voglio dire tutto ciò che è avvenuto in questi giorni, ha offeso non la figura, non il Presidente della Regione, ma la sua figura, la figura del Presidente, il Parlamento, il popolo siciliano, e quel Parlamento, questo Parlamento, devo dire che ha respinto al mittente attacchi infondati e ha deciso di andare avanti dritto sulla via delle riforme.